Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Lies of P e stavamo esplorando Viale Rosa Isobella. Ci eravamo fermati un attimino a ricaricare le nostre risorse dopo aver aperto uno shortcut, quindi torniamo in quel punto e avanziamo per vedere appunto cosa ci aspetta in questo viale invaso dalla frenziness dei burattini. Ok, lo accetto, mi piace, va bene. No, i bimbi, no, ma io non ci scendo. No, aspetta, dov'è che si sale? Non voglio scendere. Cacchio, devo scendere dai bimbi. No, eh. Bimbo no backstabo, eh. Sono terribili, sono. Ma veramente, eh? Ma non perché fanno male, perché proprio fanno schifo. Uno scopetto dannato, però. Okay. Perfetto. Siamo arrivati con molte più risorse. Però, visto che c'era un sacco di roba, andiamo full vita, che non si sa mai. Andiamo full vita, che non si sa mai. E porca miseria, avrei voluto avere la mia spada, quella seria, quella proprio professional, per i momenti di panico e paura. Ma purtroppo andiamo in super mega peso se l'equipaggio. Ma è qualcuno che è caduto su un pianoforte? Oh, cosa sta guardando? Sta guardando per aria. Non ho capito se è caduto un gatto su un pianoforte. No, qualcuno sta suonando, ok. Ma come, mi sparano pure? Prego, spari. Ci arrivo. Sparano tutti? No. Cosa fa quello là? Sì, spara. Cacchio. E voi mi direte, se avessi tenuto il maledetto rampino, forse avreste ragione. Ma porca. Ma! Sì, ma chi si avvicina adesso lì? Scusami, eh. Ah, ok, viene lui. Ma che ninja! Non me l'aspettavo, ammetto, non me l'aspettavo. Signore ninja, non me l'aspettavo proprio. Ma dietro al mu... Beh, è un Souls-like, cioè non dovrei stupirmi di questa cosa. Dopotutto è un Souls-like. Ha senso. Vedete che ho fatto bene a sedermi? Lo sapevo che sarebbe finita in modo terribile. Qua sta lanciando cose, l'ho visto. Mi piacciono che fanno questi saltini. Mo è giunto il momento di sfruttare cose da lancio. Tipo, ma non volevo sprecare roba troppo powa. Magari potrebbe servirmi. Quanto male gli faccio così? Mamma mia. Almeno uno lo facciamo fuori comunque. E l'altro ci faremo coraggio. Salve. Vado tutti, glielo ho dovuti lanciare. Uno, due. Ah, ok, due giri. Ok, fa un altro. Ok, si fermerà mai? Si è fermato. La fatica, però. Devo anche smerigliare ora che me ne accorgo. Lama della spada curva della danzatrice. I ricordi con la danzatrice di Dark Souls 3, che non c'entrerà nulla, però fa niente.
La lama di una spada curva usata dalle danzatrici orientali. Beh, non è così lontana dalla danzatrice di Dark Souls. Quella là era della Valle Boreale, ma fa lo stesso. La splendida lavorazione la rende un'opera d'arte. Le danzatrici orientali sono famose per la danza con la spada curva. Questa richiede sia potenza che tecnica. Perciò si tratta di un'arte che unisce forza e bellezza. Non ho guardato come scala, spero non forza, perché sennò mi arrabbio. L'impugnatura di una spada curva usata dalle danzatrici orientali. Da essa pende un ornamento appariscente adatto per una danzatrice della spada. Danza al chiaro di luna. Danza. Prega che alla dispersione della sabbia ritorni il mio amore. Ma fai attenzione che insieme alle lacrime non cada la testa del mio amore. Una poesia lasciata da una danzatrice di spade orientali. Beh, insomma, poesia. Un po' inquietante, ma sì, vabbè. Oh, ma che figa! Ma uno spadone ricurvo, ecco perché forze. Scala C, B. Beh, scala B però, destrezza. Sì, io la chiamo destrezza, ma tecnica destrezza uguale. Carina. Interessina. Ci rovina tutto. Guarda che roteate! Mamma mia, chissà se colpiamo anche dietro. Teoricamente sì, ma che roba. Ragazzi, mi sa che abbiamo trovato un problema qua. Scusate, ah no, ma non lo posso fare qua. Provare a metterci sulla lama fortissima del nostro spadone, dite che è una gran cavolata. Potrebbe, ma proveremo lo stesso. Ah no, qua, esatto, prendo la scossa, mannaggia. E allora, dove cacchio... sono persa. Abbiamo un problema, ragazzi. Perché, giusto perché sono 2 o 3 giorni che non gioco, non mi ricordo più come si fa ad accedere a questi oggetti. Dice borsello, ma non mi ricordo più il tasto per arrivare al borsello. Quindi se qualcuno per favore nei commenti mi aiuta a rinfrescare la memoria, come accedo al borsello? Mannaggia a me. L'attacco in corsa così? Ok. Ma no! E l'attacco in back? Madò, che range incredibile che ha quest'arma! No, vabbè. No, vabbè. Posso equipaggiare adesso qui? No, perché peserà comunque una tonnellata. No, siamo abbastanza... Buono. Mi piace. Buono. Piano! Ok, adesso andare là non ci importa più a noi però. Speriamo che non ci sparino dal muro, mi è venuto in mente ora che potrebbe essere un'opzione. Speriamo veramente che non succeda. Da. Vogliamo fare una boss fight perché potrebbe esserci una boss fight in quello spiazzo con una spada nuova, ma sì, perché no, voglio dire. Magari tolgo questa per ora. Perché siamo ancora abbastanza pesanti, scusami. Cos'è che pesa così tanto? Questa? 13. Insomma. Insomma. E niente, allora la posso tenere, non mi serve a nulla toglierla. Qua come minimo arriva la morte e la distruzione, ma proprio fortissimo. Si apre dall'altra parte qua. Che palle, ho trovato un sacco di vie che si aprono dall'altra parte. No, no, ma stia pur lì a girare lei, aspetti un attimo. Prima osserviamo se ci sono vie alternative. Cose. Cellula da lancio. Che danno fa la cellula da lancio? Elettrico? Mettiamola. Va bene, dai. Tocca, toccare.
Ma dei fiori? Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. You know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of Pain for the red actress Adelina Corday. Quindi è lei Adelina Cornon, non è lei? I dedicate this performance to Eccola. My sister Adelina. Non è Adelina, è la sorellina di Adelina. Aia, la sorellina di Adelina che fa l'infilzina, guardala lì. E io però adesso tutta la roba elettrica perché vai a cagare Adelina. Ma porca miseria, che figata! È arrivato Milord. Quanto lungo sarà questa cosa? Ok. No. Adesso appena si muove verso di noi. Niente, ci ho provato di nuovo. Va bene, proviamo i Perry allora, vai. Prego. You stole my sister from me. Per lei. Presa. No. You stole my sister from me. Rotten puppet. Ma io non so nemmeno chi sia tua sorella. Mai vista? Signora, mi scusi. Mai vista? Niente. Quanti attacchi fa? No, non posso fare gli attacchi caricati perché mi parria sta cosa. Li ho finiti! Ora, ora, ora! Cosa? Scappa molto via, Messi! You stole my sister from me, rotten puppets! Ma io ho rotto la spada! Ah, io ho rotto la spadina, ecco perché ha cambiato i tempismi! Perché devo essere più sotto, mannaggia! Ecco qua! Aspetta, aspetta! Ma che figata, ragazzi! Moriremo probabilmente! No, ho sbagliato. Ok, non moriremo allora forse. No, moriremo lo stesso perché è fortissima, signora. Ok, va bene, dai. Fa niente. Fa niente, fa niente. Ma che figata però. Ci capita così raramente di rompere le spade degli avversari e vedere effettivamente cambiamenti nei moveset che ogni volta che accade io mi illumino d'immenso. È così. Allora, Messi, come sempre, perché il tuo problema è questo, non devi aver paura. Perry Mason è la soluzione qui. Quindi ci stiamo sotto. Perry, colpo colpo. Fatta. Let's have an encore performance of Pain for the red actress Adelina Corday. Volevo vedere se cambiava. I dedicate this performance to my sister. Si facci sotto. Adelina. Non voglio sprecare. Non voglio sprecare la lama di fuoco, ma questa è una grande cavolata in realtà. Ok. Vai, almeno un colpo potente glielo diamo. Abbiamo già rotta? No. Quanto stiamo caricando sta cosa? Niente. Vai sotto. Mannaggia, non riesco a prendere il secondo colpo. Non devo colpirla. Non devo colpirla perché fai perdi pure lei. Vai. Mannaggia. Ok. No! Attenzione, Messi!
perché come vedo la barra illuminarsi di bianco, mi viene da colpire con l'attacco caricato, ma non sempre è il momento adatto per farlo, quindi devo stare attenta. Devo ritardare un attimo sto pe... Ok. Imparare bene il ferri di quella cosa. Attenzione, attenzione, attenzione. No, mannaggia. Ho pensato gli salto addosso e è finita molto male. Non l'abbiamo rotta però la guardia. Signora, la spadina rotta, mi spiace. Prego. You stole my sister from me, rotten puppets. Ma porca. Ma perché non cade più? La sto colpendo. Ok, perché deve colpire il secondo colpo, non il primo. Però mi interrompe sta maledetta. As promised, we always match. Oh. Bella, bella, ma guarda che c'è il pezzo di spada! Ma che figata! La maschera da piccione? Indossata dalla dama bianca, non avrei mai detto che questo era un piccione. L'uccello perse la voce, ma sognava cieli azzurri. Quel giorno fu un tragico incidente per tutte le sorelle. Tutte? Ce ne saranno altre? La ragazza che perse la sua voce d'oro divenne una persecutrice, invece che una cantante d'opera. Wow, però dobbiamo abbinare del bianco adesso qua sotto e togliere sta cosa. No, andiamo così, vai. Torniamo classici, lo so, abbiamo già usato questo vestito, ma ci sta la maschera bianca qua sopra. Vai, vai. Vabbè, comunque avevo ragione, cioè ci hanno parlato della signora Adelina ed effettivamente era una sorta di boss fight. Non lei la sorella, ma comunque. Caso della tenuta delle rose, rimasto un mistero. La città di Krat ha deciso di interrompere a tempo indeterminato le indagini sul disastro avvenuto alla casa della carità Monad, nota come la tenuta delle rose. Questo per evitare lo scompiglio causato dalla diffusione su larga scala del morbo pietrificante. Finora non è stato confermato alcun superstite. Allora, se ben ricordo, la tenuta Monad era quella dei... era tipo una tenuta per i poveri, no? Cioè ci andavano i figli, se non mi ricordo male, della gente povera, una cosa del genere. Non vorrei sbagliarmi, però. Il morbo pietrificante è un'epidemia mortale, ma questa diffusione massiccia non ha precedenti. Le autorità che hanno disposto la quarantena ipotizzano che il morbo pietrificante abbia causato la nuova mutazione. La casa della carità Monad, un collegio per ragazzi dei bassi fondi, mi ricordavo bene, fino a poco tempo fa ospitava la famiglia fondatrice Monad, molti studenti e rifugiati. È confermato che il capo degli alchimisti, Valentinus Monad, è deceduto nella catastrofe. E questo avrà una ripercussione sugli alchimisti. È deceduto? Siamo sicuri? Non lo so, non lo so. Secondo me non è deceduto quello lì. Magari è mutato terribilmente come il signor arcivescovo della morte che c'era nella cattedrale. Vieni, 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 vieni! Amico mio, io ho la portata di Zeus, proprio letteralmente dal cielo, posso colpire tutto il mondo con questa spada. Bravissimo! E niente, mamma, mi ha lasciato... E niente, mi ha fregato il fatto che si è schivato il Vester quello là. Bravissimo! Allora, facciamo come coloro che stavolta fanno i bravi e vanno via, guarda. Ma proprio così, brutalmente.
Volevo farmare ancora due erghi, ma l'ho fatto tornando qui morendo, quindi va bene uguale, guarda. Lo accettiamo. Allora, adesso si prosegue. Per di qua c'è uno Stargazer, là? No. Sì, 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 sì. Benvenuti. Cavolo ci fa qua venirmi, scusami. Ma perché? Ci sono un sacco di stradine allora che non abbiamo aperto. Questo non va bene. Non va assolutamente bene. Sentiamo cosa vuole il signore qua. Che non è Benigni. Oh. You're walking about in a place like this. Julien. You must be a stalker. Can I ask you a favor? Prego. My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire, and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Posso fare una critica marginale e fortemente trascurabile? Mi dava veramente tanto fastidio che non fosse in sincrono il labiale con quello che stesse dicendo. Ma proprio tanto. Thank you. Chiusa parentesi. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Piuttosto allora, guarda, adottiamo la politica Dark Souls, non facciamoli muovere, non muovono un muscolo mentre parlano, ed è meglio. Non so perché mi dà meno fastidio, piuttosto che vederli boccheggiare a vuoto. Il video di oggi termina qui, abbiamo sconfitto la signorina, anzi, la sorellina della signorina Adelina, che ci ha anche droppato un bel medaglione che io ovviamente non ho visto perché maschera che bella, però mica ho visto il medaglione appena sopra, ho visto solo la maschera che bella. Quindi recupereremo il medaglione ad un certo punto nel prossimo episodio, per il momento non me ne sono accorta perché sono stata ammaliata da ovviamente i cosmetici, che sono la cosa più importante in un gioco come questo. Per oggi comunque è tutto, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!